Giuseppe Lauria, buongiorno. Buongiorno ragazze, ben ritrovate. Buongiorno. Buongiorno. Grazie, grazie anche per noi. E peraltro materie prime, insomma, faremo un bel check perché sono sempre, sempre, sempre nel mirino. Ti chiedo in generale, una tua view sui mercati, visto che, insomma, siamo nei mesi estivi, volumi sottili, poi, si aspettano le mosse delle banche centrali, mercati che evidentemente dovranno prima o poi, qualcuno sostiene più poi, nel senso a settembre che prima, però insomma avere una direzione, ben precisa, una panoramica e poi andiamo anche a vedere le principali materie prime, l'andamento e facciamo un po' di ragionamenti, Giuseppe. Chiaro che molti si aspettano insomma un po' uno storno, c'è una sorta di attesa rispetto anche agli stessi dati che saranno comunicati in questa settimana. Abbiamo visto anche ciò che è accaduto, Manuela, in relazione alle dichiarazioni di mercoledì della Fed. Abbiamo letto i dati del FOMC, insomma una serie di elementi che ha condizionato non solo gli indici, anche se non si sono palesate eccessive sorprese da quel punto di vista. Cosa un po' differente per certi aspetti sulle materie prime che, attenzione, ci sono comunque tantissime opportunità da prendere in considerazione, e bisogna chiaramente, invito sempre ad essere tutti molto disciplinati attraverso un'analisi costante ed approfondita. Non bisogna immaginare che attraverso le materie prime con un semplice click si possa diventare ricchi. C'è una grande cestata e ci sarà ancora, a mio avviso, una grande effervescenza sulle stesse, però bisogna essere sempre molto molto disciplinati e soprattutto cercare di focalizzare l'attenzione su quella serie di dati, numeri pubblicati puntualmente da una serie di istituti. Penso ad esempio Sì. al dato di ieri sulle scorte di petrolio comunicati dall'Energy Information Administration, ma non solo, ci sono i dati sull'immagazzinamento di gas naturale, c'è il rapporto WASDE che viene pubblicato mensilmente dal Dipartimento dell'Agricoltura americano per quel che riguarda le materie prime agricole. Insomma, l'invito è non cerchiamo di non improvvisarci e soprattutto cerchiamo di cogliere le grandi opportunità che il mercato delle commodities, a mio avviso, continuerà ad offrire. I prezzi non si muovono certamente per caso e l'ho detto in realtà in più occasioni, proprio le stesse teorie lette anche in alcuni testi accademici, penso agli scritti di Paul Kuttner, il quale immaginava addirittura, ha scritto diverse cose in relazione all'impossibilità di prevedere i prezzi e quindi una sorta di andamento casuale. Beh, oggigiorno, soprattutto nelle ultime settimane, queste teorie vengono del tutto confutate da ciò che visualizziamo costantemente sui nostri grafici. Mi riferisco Ok, chiaramente, nello specifico, alle materie prime, sia chiaro. Quindi grandi certo. opportunità, ma molta, molta attenzione. Ok, allora andiamo a vedere Denise il petrolio a quanto è adesso, perché partiamo, io partirei da qui, Giuseppe, per vedere nel breve periodo tu che cosa ti aspetti, perché insomma il Certo. prezzo del petrolio è al record da 2 anni, c'è chi addirittura parla di un ritorno a quota 100 dollari, ma insomma adesso ci dirai tu se è qualcosa di plausibile. Adesso quanto è il petrolio? Ecco, Allora, al contrario di quanto abbiamo detto prima, il petrolio è adesso in negativo, perde lo 0,16% ed è a quota 73 dollari al aveva barile. superato i 75 dollari al Sì, barile, adesso esatto. sta un po' ritracciando. Allora, Giuseppe, a te come lo vedi il petrolio? Sul petrolio, insomma, si leggono tanti dati, tanti numeri, tanti report. L'obiettivo dei 100 dollari, a mio avviso, nel breve periodo è difficile che si palesi, si raggiunga questo livello. Tuttavia, attenzione, se noi dovessimo andare a visualizzare un grafico mensile sul petrolio, ci rendiamo perfettamente conto che come il prezzo sembra proprio calamitato nuovamente verso i 75 dollari al barile. Al netto di questo, andiamo sempre a monitorare costantemente alcuni dati, alcuni numeri. Abbiamo visto che non solo l'American Petroleum Institute, ma anche
l'Energy Information Administration proprio ieri ha comunicato un ulteriore ridimensionamento, cioè un drenaggio delle scorte con numeri decisamente importanti. C'è una situazione particolare per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, è l'Arabia Saudita, è la Russia. Ricordiamo, attenzione, che a breve ci sarà, primo luglio ci sarà un nuovo incontro, una nuova videoconferenza, mi riferisco all'OPEC Plus, e si deciderà sull'apertura dei rubinetti del greggio, in quanto il mercato continua a dare dei segnali importanti, e allo stesso tempo c'è una ripresa costante e continua della domanda. Abbiamo visto anche attraverso il rapporto Baker Hughes, che viene puntualmente pubblicato negli Stati Uniti d'America, sul numero degli impianti di trivellazione. Beh, anche quello è un dato che deve far ben sperare, con un numero di impianti che continua a crescere, anche se siamo ben lontani dai numeri che eravamo abituati a leggere nei periodi pre-pandemia. Andando a visualizzare i contratti sul WTI, ci rendiamo conto che ci troviamo di fronte ad una situazione di differenza di prezzo nel breve, cioè i contratti a scadenza, quelli più vicini a noi rispetto a quelli futuri, rispetto alle scadenze future, c'è un ridimensionamento dei prezzi verso le scadenze future, cioè sostanzialmente siamo in una sorta di vera e propria backwardation, che mette in evidenza una certa tendenza della curva forward, che è inclinata verso il basso, e questo mette anche in luce l'aspetto relativo a domanda e offerta. Quindi c'è una continua crescita della domanda, tuttavia dal lato saudita c'è sempre un invito ad una sorta di vera e propria cautela, perché il rischio qual è? Quello di dare al mercato una infiammata dei prezzi, ecco, questo è il rischio che si corre. Quindi l'OPEC Plus dovrà giocare, e giocherà a mio avviso ancora, un ruolo fondamentale ed importante. Ma sì, in generale, peraltro, appunto, adesso ci arriviamo a parlare, però c'è proprio, almeno viene messo in luce questa difficoltà nel reperimento delle materie prime, prezzi alle stelle, date di consegne che sono rallentate, quindi che possono, anche questo, la tempistica fa tutto, che possono anche addirittura sfondare il tetto di 2 mesi, cioè non a ritardo di qualche giorno, che già potrebbe comunque mettere un po' in crisi. E poi vabbè, un discorso anche di soldi, no? Che magari non tutti hanno in questo momento disponibilità per pagare materie prime che appunto sono aumentate. C'è un po' l'allarme del settore manifatturiero in questo momento, sappiamo molto bene, Giuseppe, quanto significhi il comparto manifatturiero per il nostro paese, al di là del fatto che tutti i comparti sono importanti, no? Ecco, hai toccato un tema che sta assolutamente, è entrato un po' a gamba tesa sul contesto e sullo scenario relativo alle materie prime. Le navi, i trasporti, il costo dei container, che è assolutamente cresciuto in una maniera davvero esponenziale, senza dimenticare, Emanuela, che proprio in questi ultimi giorni sono ferme al largo delle coste del porto di Shenzhen, parliamo della Cina, decine di navi porta container, e quindi c'è un ritardo per le consegne, e allo stesso tempo c'è anche un problema relativo, sia chiaro, ad un focolaio nella provincia del Guangdong, e quindi questo ha anche contribuito a rallentare e a creare questa congestione dei porti, e questo è un tema che sta mettendo in evidenza un grave problema. E allo stesso tempo non solo il Baltic Dry Index, che mette in evidenza un certo andamento, ricordiamo è delle indicazioni, per capirci, importanti relative al prezzo delle tariffe effettuate dalle compagnie di navigazioni, mi riferisco alle grandi navi da trasporto, e chiaramente ha superato i 3.200 punti, ora dovrebbe essere intorno ai 3.100-3.120, ma lo stesso. Sì. Altri elementi sono molto preoccupanti, perché vanno ad impattare direttamente, Emanuela, proprio sulle aziende. Uno dei veri problemi è certamente quello relativo certamente all'aumento dei costi, come tu
ma non bisogna dimenticare pure Ti sentiamo un po' male, Giuseppe, vediamo se riusciamo a ripristinare un attimo l'audio perché va e viene. No, sì. Esatto, stavamo parlando, cioè peraltro noi abbiamo anche messo in sovrimpressione, gli aumenti a volte arrivano fino al 50%, sì. Io faccio così almeno poi ti ridò la parola, vediamo se l'audio è meglio. Ci sono aumenti per esempio dal ceramiche dall'11% al 50,2% del ferro rispetto alla media del 2019, è tantissimo, il primato spetta ai metalli, i laminati sono saliti del 45%, l'acciaio più 37,1%, il rame più 31,4%, l'alluminio sfiora il 30%, ecco, giusto per far capire l'entità. Senza dimenticare il legno, tutto ciò legno, che è accaduto. Hai ragione, certo. Incredibile, davvero dei numeri incredibili. Chiaramente questo sta impattando sulle aziende, che certamente il problema relativo all'aumento dei costi, ma Manuela, c'è anche una sorta di effetto scarsità di offerta, un grave ritardo nelle consegne, la filiera produttiva insomma appare molto disorientata, ci sono molte aziende anche in Italia che hanno difficoltà a reperire, a consegnare i prodotti e chiaramente l'altro tema fondamentale, Manuela, che sta è al centro delle riflessioni e sta alimentando molti dibattiti, è il tema relativo all'inflazione, che è un altro fattore che non deve essere assolutamente trascurato e che chiaramente va ad influire sulle stesse materie prime. Attenzione, attraverso le materie prime ci si può coprire da questo problema, proprio perché con un aumento delle stesse è gioco facile intuire che ci si può coprire dall'inflazione. Quindi, senza entrare troppo nello specifico, però oggi anche questo è un aspetto che non deve assolutamente essere messo da parte, ecco. Quindi sono tanti gli elementi che hanno condizionato e che stanno condizionando le oscillazioni. E questa crescita dei prezzi delle materie prime, chiaramente, Manuela, è dovuta anche ad un ridimensionamento che abbiamo verificato per quel che riguarda ad esempio il dollaro. E poi anche l'effetto Cina, non dimentichiamo i grandi acquisti da parte della Cina per quel che riguarda non solo il petrolio, ma anche penso alle materie prime agricole, il rame, attenzione. Tutto questo ha sulle materie prime agricole, chiaramente ha influito anche l'aspetto relativo al meteo, clima, prospettive di crescita, le prospettive legate alle semine in alcuni territori degli Stati Uniti d'America, insomma ci sono anche altri elementi. Però soprattutto la Cina ha influito sulla crescita e su questa continua crescita delle materie prime agricole soprattutto, ma non solo. Okay. E proprio la Cina ha messo in essere appunto dei provvedimenti, ha annunciato l'intenzione di rilasciare ad esempio rame, alluminio, zinco dalle sue riserve nazionali, e lo sta facendo al fine di aumentare l'offerta e guidare i prezzi verso un ritorno a dei range diciamo normali. Però è chiaro che io continuo a guardare sempre la parte alta del grafico, perché determinate materie prime continueranno, a mio avviso, a crescere meglio. Ok, ecco, abbiamo parlato di metalli, non possiamo non chiedere che cosa, Denise. E ovviamente di fare una panoramica su quelli che sono appunto i metalli principali, l'oro e l'argento, perché insomma l'oro, quando si è iniziato a parlare di inflazione, è stato un po' il bene rifugio su cui tutti hanno deciso di rifugiarsi, ecco. Quindi facciamo un po' una panoramica su come stanno andando in questo momento. Attualmente effettivamente sono in positivo, l'oro a più 22% e l'argento a più 50%. Diciamo che ci sono dei tentativi di ripresa da parte dell'oro, che ha difficoltà ad intercettare l'area dei 1800 dollari l'oncia, quella è un'area molto molto importante. Si sono registrati dei deflussi anche per quel che riguarda gli ETF e molti investitori sono lì a chiedersi se è utile adesso approfittare appunto di questi ribassi, quindi molta molta attenzione. In realtà l'oro è
sta crescendo, diciamo, da diverso tempo. Abbiamo anche parlato della crescita che è partita fondamentalmente in maniera abbastanza netta e decisa dal 2018, quando nel mese di giugno ha superato le resistenze in area 1350 dollari l'oncia, sino ad arrivare ai livelli attuali. C'erano dei dati che già all'epoca da parte del World Gold Council mettevano in evidenza alcuni aspetti importanti sull'oro, dei movimenti particolari da parte delle banche centrali che hanno acquistato, hanno fatto grandi acquisti di oro. Penso a diversi contesti, non solo in Germania, in Polonia, con il governatore della banca centrale polacca Alan Glapiński, che si fece fotografare addirittura con un lingotto d'oro in mano. Insomma, ci sono tante narrazioni che possono mettere in evidenza il contesto e l'effervescenza che si è negli ultimi tempi si è alimentato appunto sull'oro. C'è stato chiaramente un ribasso netto, deciso, importante. Lo abbiamo commentato un po' in tutti i modi, dovuto chiaramente alle dichiarazioni della Fed. C'è questa spada di Damocle, lo avevamo anche evidenziato in diverse occasioni, relativo al tapering. Si parla del 2023, e quella potrebbe essere una data importante. Insomma, la Fed, che è stata abbastanza cauta nelle precedenti riunioni, nell'ultima ha dato delle indicazioni un po' più, sì, diciamo, un po' più diciamo precise. Insomma, ha fornito degli spunti molto molto interessanti, e chiaramente questa sorta di balletto, Manuela, che abbiamo continuato a visualizzare tra oro e decennale americano, beh, è stato il vero ed è il vero leitmotiv delle oscillazioni che visualizziamo sul metallo giallo. Quindi non dimentichiamo mai di monitorare ciò che accade al decennale, i dati relativi anche alle oscillazioni. Attenzione, osserviamo anche ciò che fa il dollaro, e soprattutto prendiamo sempre in considerazione le dichiarazioni della Fed, che sono fondamentali. Certo. Giuseppe, siamo in chiusura, ma andiamo a vedere il silver. Allora, il cugino, o non so se per te il fratello, la parentela tra l'oro e l'argento è sempre relativa. Ci sono dinamiche un po' differenti, però è chiaro che anche il silver segue per certi aspetti un po' l'oro. Ci sono dinamiche differenti legate a specifici settori industriali che fanno richiesta di argento. L'argento che si è appoggiato fondamentalmente su questo livello di supporto di area 25,6 e chiaramente lo sta mantenendo brillantemente. C'è il tentativo di ripresa ed è importante anche per l'argento nel medio-lungo periodo intercettare nuovamente i livelli di questa resistenza a 28 dollari per oncia, fino a poi immaginare di proiettarsi verso i famosi 30 dollari l'oncia. Questi sono delle aree di prezzo molto molto interessanti, e nel medio-lungo periodo potranno, a mio avviso, essere intercettati per un semplice motivo: gran parte di specifici settori industriali continueranno a richiedere metalli industriali, tra i quali l'argento. Pensiamo ad esempio a tutto il settore relativo al fotovoltaico, auto elettriche e quant'altro, e ci sono alcuni spunti molto molto interessanti che già tempo addietro, ad esempio, il Silver Institute ha evidenziato attraverso dei report molto molto puntuali e lucidi. Quindi anche sull'argento continuiamo a monitorare questo livello di supporto. È chiaro che se dovesse rompere al ribasso questo livello che ho appunto individuato in area 25,8, potrebbe il prezzo essere ricalamitato in area 23, altro il successivo supporto. Però io credo che continuerà a mantenere questo livello di supporto e pian piano potrà nuovamente veleggiare verso la parte alta del grafico ed intercettare nuovamente quel precedente trading range perimetrato tra i 27 e i 28,4, 28,5. Quindi questo è il quadro
sull'argento, quindi non do ancora per sconfitte le materie prime, anche okay, quelle industriali. Beh, se tu me ne dessi per sconfitte le materie prime sarebbe un crollo totale. Perché, fallimento per tutti. Vero, cioè aiuto, un fallimento per tutti, dice Denis. Attenzione anche al natural gas. Ok, va bene, poi magari ci torneremo, però ottimo, in chiusura, attenzione al natural gas, ringraziamo Giuseppe Lauria, come sempre, anche questo contributo lo troverete on demand sui nostri canali, così potete ripercorrere un po' le analisi che abbiamo fatto in diretta. Grazie ancora e a presto sulle fonti TV. Ciao Giuseppe. Grazie a voi.